Ciao ragazzi, eccoci qua. Come avevo spoilerato nel video che ho pubblicato domenica nel mio canale YouTube, quello lì sarebbe stato il primo di una triade di video che volevo portarvi. Quello lì era inerente alla Juventus dei sogni e mi fa anche ridere che nel video io vada a dire: ragazzi, questo mercato è impossibile, vi sto solamente facendo capire la squadra che mi piacerebbe fare, è tutto un gioco, è irrealizzabile. E tante persone nei commenti sono andate a dirmi: ma secondo te questo qua viene alla Juventus? È impossibile, ma non capisci niente di calcio. Ma la premessa era tutta un'altra. Era fare un video semplice, tranquillo, rilassante, da ascoltarsi durante una domenica, magari non di mare, o magari sì, in spiaggia. Quindi non capisco dove possa essere il problema. E invece gli altri due erano: uno, questo qua, appunto, che state vedendo come giocherà la Juventus di Allegri, e il prossimo è il classico che compra la Juve, te lo dico io, che vado a fare un po' tutti gli anni. Quindi mettetevi comodi e lasciate ovviamente il solito mi piace, come fate sempre, siete generosissimi all'interno dei miei video. E se ne avete voglia, c'è OneFootball, qui sotto in descrizione, da andare a scaricare, che è l'applicazione che ci accompagnerà durante tutto il calciomercato, dopo tutti gli europei, e ci preparerà a ricominciare con Massimiliano Allegri per la nuova stagione 21-22, con l'obiettivo primario, per quanto mi riguarda, tornare a lottare per lo scudetto, seriamente, e arrivare magari all'ultima giornata in cui è ancora tutto aperto e lottare per lo scudetto. Quindi speriamo di poterci arrivare a questa posizione. Per fare questo video qua, sono andato a chiedere aiuto a un mio collega che si chiama Luca Toselli. Non so se l'avete mai sentito nominare, perché lui qualche tempo fa andò a creare un video appunto inerente a questa cosa qui: tutte le Juventus di Allegri dal 2014 ad oggi. Quell'oggi era tipo il terzo anno, quarto anno di Allegri, una roba del genere. Quindi mancano gli ultimissimi anni di Allegri. Ma in quel video lì, questo mio collega Luca Toselli andava ad analizzare tutte le formazioni utilizzate da Massimiliano Allegri dal suo esordio e tutte le trasformazioni che Allegri ha avuto all'interno della propria carriera alla Juventus. Al club di Sky, lui termina con queste parole qua tutta la conversazione. Andiamo a sentire un breve estratto. In quel momento lì era differente all'anno prima, cioè non era uguale, tutti gli anni sono diversi. Io ho fatto 5 anni alla Juve, non ho fatto un anno uguale all'altro, perché avevo giocatori diversi. Avete capito? Allegri non parte con un'idea ben precisa in testa di modulo. Fosse arrivato Antonio Conte, sarei qua a dirvi: va bene ragazzi, gioca col 3-5-2 e questa è la formazione. O Simone Inzaghi, no? Invece no, invece no, perché Massimiliano Allegri non ha mai avuto una formazione preferita, un modulo, uno schieramento tattico preferito. Lui valuta, e sono sicuro che farà la stessa cosa anche durante questo ritiro, arriverà, valuterà i giocatori che ha a disposizione, andrà a fare delle richieste chiave mercato e proverà a inserire nel contesto quei giocatori e poi capire quello che sarà il modulo definitivo. E ve lo dico subito, secondo me non ci sarà un solo modulo, ma ci arriveremo. Quindi questo è. Vi dico subito anche un'altra cosa molto importante, e cioè che bene o male Massimiliano Allegri ha quasi sempre giocato con un giocatore che rappresentava il centravanti, no? In questo momento in rosa c'è solo Alvaro Morata. La notizia è che Alvaro rimarrà alla Juventus e quindi dovrebbe esserci. Però forse non è sufficiente e forse serve qualcosa in più alla Juve, ma poi ci arriveremo a parlarne nel video di chi compra la Juve, te lo dico io. Qua oggi vedremo le formazioni del passato e le formazioni adattate alla rosa attuale, cioè come giocherebbe con quel modulo Allegri con la rosa che in questo momento è della Juventus, e quindi i giocatori di Pirlo dell'anno scorso, per intenderci. Partiamo subito dalla prima partita ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Era il 30 di agosto del 2014 e si andava a giocare in casa del Chievo Verona. La Juve vinse 1-0 con l'autogol di Biraghi provocato da un colpo di testa di Martin Caceres su un calcio d'angolo. Questa era la formazione: Buffon, Ogbonna, Bonucci, Caceres, quindi non la BBC perché in quel momento decise di schierare un paio di riserve al fianco di Bonucci, Asamoah, Pogba, Marchisio, Vidal, Lichtsteiner, Coman e Tevez. Quindi questi sono i primi 11 in assoluto di Allegri alla Juventus. Il 3-5-2, tanto caro ad Antonio Conte, che aveva lasciato la Juve un mese e mezzo prima praticamente, e di cui poi Allegri aveva ereditato la squadra. Quindi questo è in assoluto il primo schieramento di Allegri alla Juventus. Szczęsny, Bonucci, Chiellini e ovviamente De Ligt al posto di Barzagli, che non fa più parte della BBC, Chiesa, Cuadrado, Rabiot, McKennie, Arthur, Ronaldo e Dybala. Questa un po' è la squadra che andrei a schierare con un 3-5-2. Vi dico subito che credo
che non useremo un 3-5-2, a meno che non sia necessario, un po' come il secondo anno di Allegri, per cercare di abbassare il capo e risalire la cascata, ma in quell'epoca lì eravamo molto abituati a usare il 3-5-2 e si è tornati sul sicuro. Io credo che Allegri partirà assolutamente una difesa 4, tra l'altro l'ha gufata tantissimo Allegri, perché sempre al club va a dire, Galliani mi faceva notare che una squadra con la difesa 3 non aveva mai vinto la Champions League, e l'altra sera il Chelsea invece con la difesa 3 ha vinto la Champions League, quindi è caduto anche uno degli ultimi tabù nel calcio secondo il quale con la difesa 3 in Europa non si vince, no, si vince, l'ha fatto il Chelsea, ci è riuscito, è ovviamente un dato antistatistico perché è uno su non so quante finali giocate, però qualcuno ci è riuscito. Qua nella stessa annata invece Massimiliano Allegri capisce che con i giocatori a sua disposizione ovviamente il rombo è il sistema migliore, perché ti permette di schierare contemporaneamente Vidal, Pogba, Marchisio e Pirlo tutti insieme, adattando Vidal a un ruolo di finto trequartista che non lo fa proprio godere tantissimo, devo essere sincero. L'ultima stagione di Vidal sarà questa, ma la Juventus trova un equilibrio pazzesco, un gioco fantastico, un palleggio sublime, gli inserimenti delle due mezzali Pogba e Marchisio e veramente tanta corsa dei due là davanti, Morata, Tevez, e tanta cattiveria. Quindi veramente una formazione incredibile che poi ci porterà ad andare a disputare la finale di Champions a Berlino. Quindi contro l'Olympiacos per la prima volta Massimiliano Allegri va a schierare il rombo, che è il modulo che bene o male poi ci accompagnerà durante tutto l'anno. Una cosa molto importante che devo dirvi è che la tesi di Massimiliano Allegri è basata sul centrocampo a tre. Quindi centrocampo a tre con vertice basso, come in questo caso, dove Andrea Pirlo è il vertice basso del centrocampo a tre, e la disposizione che deve avere un centrocampo a tre col vertice basso o un centrocampo a tre col vertice alto, quindi invertendo praticamente il triangolo. In questo caso non si può fare, però immaginatevi un 4-3-3, invece che giocare con il regista giochi con il trequartista. Infatti Allegri dice sempre che davanti alla difesa ci va un giocatore che svolga compiti da regista, e infatti lì c'era Andrea Pirlo. Lui piace un giocatore tecnico, l'abbiamo visto anche con Pjanic poi durante la sua ultima avventura alla Juventus, l'abbiamo visto con Marchisio stesso l'anno dopo l'addio di Pirlo. Quindi ad Allegri piace un giocatore con i piedi buoni, davanti alla difesa in grado di far girare palla nel migliore dei modi, e due mezzali di inserimento e di rottura. Quindi questa è l'idea di centrocampo a tre di vertice basso di Massimiliano Allegri, molto molto importante per capire poi la Juventus di quest'anno. Sempre con il 4-3-1-2, quindi il rombo a centrocampo, questa è la finale. Questa è la formazione della finale, come potete vedere cambia poco, cambia un terzino sinistro, un difensore centrale, ma questa era l'idea, di sfruttare tutti e quattro quei fantastici centrocampisti che in questo momento ci sogniamo. Ad oggi potrebbe essere semplicemente Szczęsny, Alexandro, Demiral, De Ligt, Cuadrado, Arthur, come vi dicevo prima, Allegri vuole un giocatore con quelle caratteristiche, anche se lo sappiamo, l'abbiamo visto, Arthur non è un giocatore bravissimo a giocare in quella posizione lì, però non è che il nostro centrocampo in questo momento possa vantare chissà quali, va bene, l'abbiamo capito. Bentancur e Rabiot, quindi come vi dicevo due ali di rottura, due mezzali di rottura, con Rabiot che in questo momento possiamo considerare anche bravo ad inserirsi perché è uno che veramente galoppa un sacco, e Dybala dietro Ronaldo e Morata. Ovviamente qua rimane fuori Chiesa, taglio non da poco, giocatorino così. È anche vero che mi immagino anche un attacco composto, che ne so, da Ronaldo e da Chiesa, che potrebbe essere sempre il rombo, oppure una sorta di albero di Natale con Dybala e Chiesa leggermente dietro Cristiano Ronaldo, che non sono proprio delle ali vere e proprie, ma sono quanto più delle mezze punte, dei trequartisti. Importante sottolineare come se giochi davvero con il rombo a centrocampo hai bisogno di tantissima spinta da parte dei terzini, perché devi andare a coprire quelle zone di campo che le mezze ali non vanno a prendere, perché sono un po' più strette rispetto all'esterno classico di centrocampo. Quindi con il rombo devi veramente avere dei terzini che vanno. Infatti in questo momento ho messo Cuadrado, a sinistra Alexandro, perché c'è Alexandro in rosa, quindi ho messo Alexandro. Massimiliano Allegri l'anno dopo decide di provare anche il 4-3-3 e lo va a provare in una partita così in casa del Manchester City, no? E andiamo a vincere in casa del Manchester City, una partita bellissima, ve la ricorderete, quella con le scivolate di Dybala, Pogba, Morata, Cuadrado, bellissima, un'immagine con le maglie nere, fantastiche. Bellissima, Buffon, Evra, Chiellini, Buncic, Steiner, Hernanes, Sturaro, Pogba, Morata, Mandzukic e Cuadrado. Cosa succede qua? Cosa succede? Che Allegri decide di usare uno tra Mandzukic e Morata come esterno, poi Mandzukic diventerà esterno pieni voti nella stagione successiva. Qua lo faceva un po' Morata,
decide di sacrificare Dybala, perché in funzione di un 4-3-3 decide di sacrificare Dybala, e in quel momento lì, a seconda di Dybala sì, Dybala no, perché Dybala era il primo anno alla Juventus, Allegri andava a modificare la fisionomia della squadra. Quindi questo era lo schieramento. Come potete vedere, Hernanes adattato lì, per quello che vi dicevo prima. Ad Allegri piace un giocatore bravo, con i tempi giusti davanti alla difesa, bravo a trattare il pallone. Hernanes non era un regista, però l'abbiamo adattato, l'abbiamo messo lì e fece anche una gran partita. Il profeta Hernanes fece veramente una gran partita. Cioè, noi andammo a Manchester a giocarcela col City di Guardiola, era già di Guardiola mi pare, con Hernanes e Sturaro a centrocampo, come faceva Luca Toni, eh? Pronto? E abbiamo vinto, abbiamo vinto, partita bellissima. Ad oggi potrebbe essere Szczęsny, Danilo, Demiral, De Ligt, Cuadrado, Arthur, Bentancur, Rabiot, torna lì. Potrebbe esserci anche McKennie, in realtà, eventualmente, al posto di uno dei due. Chiesa, Morata e Ronaldo, che è un po' lo schieramento che abbiamo sognato e richiesto a Pirlo un po' tutto l'anno, perché con i giocatori a nostra disposizione sembrava veramente ok questa formazione qua. Il problema è che Pirlo non si è mai lasciato ingolosire dalla possibilità di schierare tre attaccanti veri e propri. Invece Allegri è sempre stato un allenatore disposto a mettere tanti attaccanti in campo. È sempre stato un allenatore che non gli dispiaceva avere la squadra sbilanciata verso in avanti, a patto che poi tutti lavorassero in un certo modo per creare un equilibrio di squadra. Questo lo ha sempre detto, non è importante quanti attaccanti metti, l'importante è lo spirito di sacrificio che sono disposti a dare alla squadra. Basta immaginarsi la formazione che vedremo tra poco. Prima però c'è questa, la sera di San Valentino, il giorno prima di San Valentino, in cui la Juventus vince 1-0 col Napoli, gol di Zaza, ve lo ricorderete un po' tutti, va a schierare un 4-4-2 un po' particolare. Infatti, come potete vedere, Buffon, Evra, Barzagli, Bonucci, Steiner, Cuadrado, Chiedira, Marchisio e largo a sinistra Pogba, Morata e Dybala, perché voleva cercare di difendere con due linee da 4 contro questo Napoli qua, e l'ha riproposto tante altre volte, Pogba in quella posizione lì. E vi dirò di più, negli anni successivi una sorta di formazione di questo tipo la proponeva con Matuidi in quella posizione lì, per dare, come vi dicevo, un po' più di equilibrio alla squadra, che poteva diventare un 4-3-3 in fase offensiva e un 4-4-2 in fase difensiva, quindi una specie di scalata come quella che faceva Pirlo a seconda del contesto, semplicemente muovendo un giocatore senza dover fare tutti quegli astrusi ragionamenti che facevamo l'anno scorso. L'ha detto anche Rabiot, non so se avete sentito, forse non siamo stati in grado di capirla questa cosa, però lo ha fatto anche Sarri, se ricordate la finale di stagione di Sarri con Matuidi da una parte e Bernardeschi dall'altra, proprio per mettere Dybala e Cristiano Ronaldo nella condizione di giocare loro avanti là. È un po' una formazione, se vogliamo, anche che ricorda l'ultima di Pirlo col Bologna, con Dybala e Morata là davanti e due esterni, però questo ricorda Pirlo per il semplice fatto che Pogba e McKennie in questo modo, e Pogba non mi piaceva in quella posizione, mi ricordo che giocava sempre delle partite un po' particolari, però Allegri ha fatto anche questa cosa e infatti, come potete vedere, questa è la formazione con McKennie al posto di Pogba, è la solita di Pirlo: Danilo, Demiral, De Ligt, Cuadrado, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Ronaldo, Morata. L'abbiamo vista un milione di volte. E questa è la formazione sbilanciata di cui vi parlavo prima, questa è la formazione che Allegri va a schierare contro la Lazio, che poi ci porta in finale di Champions League a Cardiff. E Allegri decide di mettere dentro tutti. Al club dice: vinciamo delle partite un po' così, sì, faceva gol Higuain, vinciamo 1-0, la squadra però non giocava bene, quindi era un po' stanco, perché tutti erano seduti sul fatto che si vincesse col gol di Higuain. Allora cosa fa? Prende tutti i giocatori migliori secondo lui all'interno della rosa e li mette tutti insieme. Bam, ha detto: ho trovato la quadra, riesco a farli giocare in un certo modo. E davvero questa formazione ci trascinerà fino a Cardiff, ci farà fare una seconda finale di Champions nel giro di 2 anni. Neto, Asamoah, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain. Come vi dicevo, da vertice basso a vertice alto. Non ha regista all'interno della squadra, ma ha Dybala, che è un abile fantasista, lo mette tra le linee, lo mette dietro Higuain, lo mette tra Mandzukic e Cuadrado, e Dybala diventa il regista avanzato della squadra. Non più regista basso, regista alto. Alza semplicemente il baricentro del giocatore che deve dettare i tempi della squadra. E viene fuori una bellissima Juve. Infatti ci arriveremo. Questa invece è la Juve di quest'anno,
ok, della Juve di Pirlo, schierata con questo modulo: Szczęsny, Danilo De Miral, Delit, Cuadrado, Bentancur, Rabiot davanti alla difesa, Kulusevski, Dybala, Chiesa e Ronaldo. Non sono sicurissimo di Bentancur, Rabiot davanti alla difesa in realtà, perché come sappiamo anche Pjanic, per dire, era un giocatore molto abile. Lo stesso Allegri nella sua tesi dice io voglio comunque un giocatore in grado di dettare i tempi, e sappiamo bene che Bentancur, per stessa ammissione di Allegri al club, vedete quante volte torna fuori questa cosa, non è un giocatore abile a fare quello. È un giocatore che sì, può farlo per un po', ma non è il suo ruolo naturale. Si potrebbe mettere Arthur, ma comunque dovremmo intervenire sul mercato, ragazzi. A centrocampo bisognerà acquistare, c'è poco da fare. Quindi vedremo se arriverà un giocatore in grado di ricalcare quelle caratteristiche lì. Però vai a rimettere Dybala al centro del progetto. L'unico dubbio è sempre quel Cristiano Ronaldo attaccante, che sì, quest'anno l'ha fatto, però sappiamo bene che non è un giocatore d'area di rigore, è un giocatore che ama partire da sinistra, che lascia libera l'area di rigore, quindi tutte le problematiche che abbiamo già affrontato in passato. Ed è proprio qua il punto di ripartenza, perché io ora vi ho fatto vedere le vecchie Juve di Allegri e la Juve di Pirlo schierata come le vecchie Juve di Allegri, ma Allegri come giocherà? Come vi dicevo, Allegri non arriverà con un'idea di giocare in quel modo lì. Allegri vorrà avere tanti giocatori per avere tante opzioni disponibili. Allegri è un allenatore che ama anche cambiare in corso d'opera. L'abbiamo visto, per dire, la prima stagione parte la difesa 3 e finisce col rombo, poi magari torna al rombo e finisce con il 4-2-3-1. Dipende anche dalla partita, dipende dagli avversari. Gli piace mettersi a posto a seconda di quello che va a proporre l'allenatore dall'altra parte. Ma soprattutto mi sono andato a riguardare tutte le formazioni dell'ultimo anno prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo e ho visto il ragionamento che andava a fare Allegri. Quando aveva Dybala a disposizione, appunto, giocava con il 4-2-3-1, quindi il centrocampo a 3 col vertice alto era Paolo Dybala, e giocava con un centrocampista in meno per far giocare Dybala, o giocava comunque con un altro centrocampista come Matuidi, come vi dicevo prima, largo nel 4-2-3-1, che andava a fare un po' un ruolo un po' particolare, una mezzala molto di spinta, un esterno di spinta, una roba del genere, che è un po' il ragionamento che c'era Pirlo con McKenny quando c'era Dybala. Quando non c'era Dybala, invece, semplicemente il vertice alto si abbassava e quindi si giocava con un purissimo centrocampo a 3, tre attaccanti, 4-3-3. Ecco, credo che sarà questo. Se dovesse rimanere Dybala, ovviamente, e se dovesse rimanere Ronaldo, perché c'è sempre quel punto interrogativo, ma poi delle cessioni e degli acquisti ne parleremo successivamente in un altro video. Questo è proprio per farvi capire l'approccio che avrà Allegri con la squadra. Quindi credo che Allegri in questo momento possa concentrarsi su due modi di giocare, 4-3-3 e 4-2-3-1. Se rimarrà Dybala, se non rimarrà Dybala, potrebbe addirittura passare a un semplicissimo e puro 4-3-3. Quindi dipende molto, anzi dipende tanto dalla presenza di Dybala, perché ovviamente è un giocatore che va a chiamare determinate caratteristiche. Ma come vi dicevo prima, sia in caso di 4-2-3-1 sia in caso di 4-3-3, sia Ronaldo sia Dybala chiamano una e una sola cosa: un centravanti, come Dio comanda, veramente un attaccante d'area di rigore. E ne andremo a parlare, ma sempre al club Massimiliano Allegri fa un nome su tutti dicendo quello lì è il mio preferito. Non ve lo dico, voglio sapere commenti se avete visto quella puntata del club, se vi risulta questa cosa, quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi dico subito che secondo me è impossibile, ovviamente 99.9% no, ne andremo a parlare nel prossimo video, che è chi compra la Juve, te lo dico io. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se secondo voi questa ricostruzione tra passato, presente e futuro di Massimiliano Allegri potrà essere quella giusta, e come vorreste giocare voi con la Juventus a seconda della permanenza di Dybala o di Cristiano Ronaldo.